Uno dei momenti più storici del Late Night Show con David Letterman è stato quello della Top 10. Questa sera abbiamo detto che volevamo fare un po' un omaggio ai grandi Late Night. Lui faceva questo momento, questa classifica, a volte la faceva da solo, molto più spesso lasciava condurre a degli ospitini tipo Eminem o Obama, che lo aiutavano a declamare le 10 posizioni di questa Top 10. Io in questa puntata ho voluto raccontarvi quello che ho imparato facendo una seconda serata, ok? Quindi stiamo per raccontarvi le 10 cose che ho imparato facendo una seconda serata. 10 cose che ho imparato facendo una seconda serata. E a condividere, ad aiutarmi a condividere un po' la colpa di queste 10 cose, un grande collega di questa fascia oraria, lo avete già visto più volte in questa serata, ma è il momento di fargli il nostro primo grande vero applauso, Valerio Lundini. Valerio, grazie mille. Grazie del collega. Grazie mille. Scopriamo insieme che cosa abbiamo imparato facendo la seconda serata, partendo dalla posizione numero 10. La frase che sentirai più spesso è: scusami, è troppo tardi, ti vedo domani su Rai Play. Però poi non interessa a nessuno questo. Tu lo dici, io provo a dire, no, ma guarda che su Rai Play... Sì, c'è questa scusa di Rai Play, io sono per toglierlo. Sì. Così non è, cioè... Non è più una scusa per nessuno. E infatti poi funziona solo se stai in Rai. Cioè, non so. Scopriamo qual è la posizione numero 9. Gli amici che fino la sera prima fanno le 3, da quando fai la seconda serata, si addormentano alle 9. Come mai? Che è un po' simile alla decima. Perché sanno di poter contare su Rai Play. No, vai in onda troppo tardi, quasi una colpa. Sono d'accordo con Valerio, chiudiamolo. Posizione numero 8, signore e signori. Questa è positiva, hai finalmente una scusa quando un amico ti invita alla prima del suo spettacolo teatrale. Tra l'altro ci sarei venuto volentieri, Vale, te lo giuro. Tu lo fai spesso. Sì, sì, sì. Sì. Mi spiace aver perso... Però sai, questa l'hai scritta te. Ero qua. Non si poteva fare altrimenti. Posizione numero 7. Se prima di te hai un telefilm tedesco, difficilmente farai il 99% di share, che è il... Questo sì. Questa l'ho provato sulla mia pelle. Ne parlammo. Sì. Il giorno dopo tutti stupiti. Ma come mai non è andato bene? Perché c'era quel traino lì di quel film sui pompieri? Posizione numero 6. Quando arrivi per ultimo, eviti di fare gli stessi errori che hanno fatto gli altri programmi fino alle 23. Sì, almeno provi. Se uno dice almeno una parolaccia alle 8, tu sai che... Tu puoi saltare. Fa. Posizione numero 5. La seconda serata ha tante incognite, ma una cosa certa. L'inizio, le 23. Massimo 23.05, 23.10, sì. A volte può essere l'una quando magari i pompieri dei tedeschi vanno... Però comunque è alle 23.30, 23.40. E qualcosina. Oggi abbiamo iniziato puntuali, mi sembra. Oggi sì. Ormai ho perso proprio l'interesse nei confronti di questo argomento. Posizione numero 4. Questa non la dico perché doveva essere un po' polemica e mi vorrei tenere buono l'azienda. La saltiamo? Sì, la okay. saltiamo. Ok, va bene. Sei l'ospite, decidi tu. Posizione numero 3. Gli addetti ai lavori che dicono... Ah, tu che fai la seconda serata dovresti fare la prima serata, che è una cosa buona, però... Poi però... Posizione numero 2. In prima serata hai molto budget, ma non puoi fare niente. In seconda serata puoi fare tutto, ma non hai proprio molto budget. Sì. Chi ha il pane al pane? Cioè, no, chi ha il pane non ha i denti, che denti. Lo so, è sempre. Sì, è sempre qua c'è dei LED wall che comunque. No, qua abbiamo un sacco. Sì, sì, qualcosina. Non è che... Qualcosina è rimasto. Io no. Per la prima posizione ho chiesto collaborazione a Francesca Fagnani, che dal 1 novembre sarà proprio qui su Rai 2 con Belve in seconda serata, dove è già stata per tanto tempo. Quindi, Francesca, che cosa hai imparato stando in seconda serata? Ma anch'io in seconda serata, ma sicuri, perché io ho capito che sono in prima. Sono in seconda. Dicono così a tutti. Dicono così. Dicono così a tutti. Fate un grande applauso a Valerio Lundini, che tornerà tra poco come nostro ospite.